Il vino, il clima, le nuove sfide che attendono i produttori vitivinicoli e il come affrontarle. Si è parlato di tutto questo nel secondo convegno di Benvenuto Brunello. Dal titolo Il futuro del vino e del clima, visto dalle nuove generazioni e guidato dal giornalista del Corriere della Sera Luciano Ferraro, il dibattito ha coinvolto il meteorologo della Sette Paolo Sottocorona, il giornalista di Wine Spectator Robert Camuto e tre giovani produttori montalcinesi, Viola Gorelli, Francesco Ripaccioli e Giacomo Bartolommei. Si parla di vino, si parla di clima, si parla di futuro e si parla di giovani, giusto? Certo, sì, io do il mio piccolo contributo perché io soprattutto parlo di quello che potrebbe succedere. Allora, diciamo proprio in due parole che il clima si vede che sta cambiando, non sta cambiando un anno soltanto per una stagione pazza come è sempre successo. Sta cambiando con una certa intenzione di cambiare tutto il sistema. Questo non avverrà nel giro di pochi anni, ma sta avvenendo. Il problema è che non si riesce a stabilire esattamente che cosa succederà, vale a dire, per restare qui, cosa succederà in questa zona di Montalcino. Sarà più secco, sarà più piovoso, sarà più caldo, sarà più freddo. Perché il riscaldamento globale non significa che farà più caldo ovunque, ci saranno zone in cui farà più caldo e zone in cui farà più freddo, e quindi stabilirlo con esattezza è difficile. Questo apre il tema della sfida, dell'incognita, che purtroppo c'è, non si può chiarire, e soprattutto, come dico sempre io, se qualcuno vi dice esattamente cosa succederà fra 15 anni, vi sta prendendo in giro. Ecco, a proposito di clima, ne abbiamo parlato molto in quest'ultima vendemmia, 2017, c'è la possibilità che non sia un caso, un'eccezione, ma che diventi magari la normalità in futuro? La normalità è che non ci sarà più niente di normale, quindi l'anno prossimo, cioè quest'anno, questa prossima vendemmia potrebbe essere normale, potrebbe essere, diciamo, anomala in un senso oppure nel senso opposto, e in questi termini di tempo da qua a settembre, ottobre, non si può assolutamente dire nulla, cioè che cosa ci si può aspettare, e ci si può aspettare, io non so come si faccia a essere pronti a affrontare situazioni diverse, perché sennò farei l'enologo, non farei il meteorologo, però purtroppo un aiuto da parte della meteorologia, soprattutto della climatologia, è qualcosa di molto vago, e che ancora, perché il cambiamento è in atto, si vede, però ancora non si è riusciti a stabilire esattamente in che tempi e in che termini potrà cambiare. E quindi l'aiuto è la buona volontà, il tentativo, lo studio, però non sarei molto ottimista sulla qualità del supporto, dell'apporto della climatologia, che non sia, come dire, un avviso generico, guardate che le cose stanno cambiando. Parleremo sicuramente di un tema che ormai in questo periodo ci sta particolarmente toccando, e soprattutto noi nuove generazioni che ci stiamo approcciando alle aziende dovremo seguire particolarmente in modo continuativo, anche perché questo clima sta cambiando in maniera decisiva e quindi dobbiamo vedere un po' come affrontarlo. La responsabilità è nelle vostre mani, no? Nella nuova generazione, è una cosa ambiziosa, affascinante, ma anche enigmatica. Esatto, enigmatica, perché comunque non abbiamo l'esperienza che abbiamo avuto, insomma, come i nostri genitori, i nostri nonni, quindi dobbiamo portare avanti una tradizione che ormai va avanti da anni e cercare di condurla al meglio, insomma. Le sfide sono sempre più importanti e più grandi, ma credo che questo territorio, insomma, sia strutturato per affrontarle. C'è sempre una maggiore conoscenza del nostro territorio, questa è un po' la strada che almeno io personalmente, come azienda, ma anche come diciamo movimento giovani produttori, ci siamo un po' dati, cioè di conoscere a fondo il territorio per sapere anche affrontare questi cambiamenti che ci mettono davanti a delle sfide un po' più importanti. Però il territorio è strutturato per poterle reggere. Ecco, è un dibattito incentrato sui giovani, voi ne siete l'esempio perché ovviamente rappresentano il futuro. Diciamo che vi è stato messo in mano una situazione abbastanza complicata, e però avete comunque il bagaglio, le competenze, anche un'apertura mentale col fatto di aver viaggiato, conoscenze linguistiche e culturali, eccetera, eccetera. Certo, ma diciamo che
oltre alla responsabilità siamo anche una generazione abbastanza fortunata, no? Tutto quello che si dice in giro per il mondo, che questa è la prima generazione che vive peggio dei padri a Montalcino, insomma un po' viene stravolto, no? Un po' come tutte le cose, questa è un'isola felice fortunatamente dove i montalcinesi, i produttori, la comunità ha avuto il merito di portarla a questa situazione. Sicuramente ci sono delle responsabilità, quindi non dobbiamo vivere di rendita di quello che abbiamo ricevuto, e dobbiamo fare quel salto ancora di più importante, che io lo vedo nella direzione del concetto di terroir, cioè conoscere il territorio, conoscere il clima, conoscere le persone che lo gestiscono, per fare sempre qualcosa di unico e che sia irripetibile nel mondo. Purtroppo siamo di fronte a dei cambiamenti climatici talmente repentini e talmente che non riusciamo più a capire qual è il corso delle stagioni, cioè talvolta ci troviamo ad essere a gennaio e sono giornate primaverili, e in estate qualche volta ci troviamo e sono giornate autunnali, quindi è veramente un problema questo clima, e ci darà da fare tanto. E la cosa principale poi è la siccità, come l'annata passata, ormai la 2017, abbiamo avuto un grossissimo problema di acqua, gli invasi non sono sufficienti, quindi non ci sono neanche i laghetti dove possiamo tenere l'acqua immagazzinata per fare irrigazioni di soccorso, quindi c'è una sfida importante da raccogliere, che è quella proprio di creare degli invasi. E l'altra sfida, secondo me importantissima, è quella del fare ricercare sui vitigni, trovare dei vitigni resistenti alla siccità, e con questo diciamo è già portato avanti anche dall'Università di Milano con il professor Scienza, che sta facendo degli studi a riguardo sulla genetica delle viti. Questo diciamo sono dei passi che Montalcino, privatamente le aziende, ma anche collettivamente come consorzio, è una sfida che dobbiamo sicuramente raccogliere.